Partiamo un po' dall'origine. Legge 183, siamo nel 1989, vengono istituite le autorità di bacino e dei bacini del nord-est, il cosiddetto Alto Adriatico, viene individuato un bacino del Livenza, che quindi costituisce il bacino nazionale, e nell'ambito di questa applicazione della legge il compito fondamentale è quello di predisporre il piano di bacino. Il piano di bacino che secondo la legge 183 doveva rappresentare tutte le tematiche che riguardavano l'uso dell'acqua, l'assetto quale quantitativo e la parte di difesa del territorio, no? Vedeva in questa logica molto ampia. In esito a queste attività, con una serie di nel tempo, perché evidentemente sono documenti piuttosto complessi, viene predisposto il cosiddetto piano di sicurezza idraulica. Siamo nel 2001-2002. E il piano di sicurezza idraulica del Cedina Meduna, quindi era limitato a questa area più alta del bacino, aveva avuto il compito di individuare le possibili opere di mitigazione per quanto riguardava le situazioni di pericolosità nel quale il territorio era affetto. Pordenone tra le principali. In tutto l'Alto Adriatico, Vicenza e Pordenone sono le due città più esposte dal punto di vista del rischio idraulico. Quindi questo piano che cosa fa? Sostanzialmente individua una serie di norme comportamentali che sono di complemento e una serie di opere che avevano appunto la funzione e il compito di tutelare il territorio. Una fra tutte, che molti di voi avranno già avuto modo di abbiamo fatto questo famoso laboratorio dove è stato oggetto anche di discussione la cosiddetta traversa di Colle, che ha la funzione di completare il quadro degli interventi di sicurezza. Altri interventi hanno riguardato o riguarderanno, si spera, l'utilizzo dei serbatoi idroelettrici preesistenti e quindi Ponteratica, Serva Casù, che attualmente viene presfasato, ma che nella logica è quello di, fra virgolette, attrezzarli affinché abbia un'efficacia più significativa nell'ambito della difesa. Rabenis viene nel frattempo completato, ora in fase di collaudo, e quindi il quadro di questo piano è sostanzialmente riconducibile a questi elementi di riferimento. Alcune norme di complemento che riguardavano il comportamento per l'estrazione del materiale delle ghiaie e altri elementi che andavano a tutelare la cosiddetta area fluviale, e quindi nel frattempo con la legge 365, la cosiddetta Soverato, viene dato seguito al cosiddetto PAI, al piano di assetto idrogeologico. Il PAI ha una funzione leggermente diversa, se non comunque complementare, e ha avuto il compito di fotografare la condizione del territorio in termini di pericolosità, anzi era nato in termini di rischio, ma sostanzialmente di pericolosità, al fine di individuare norme comportamentali nell'ambito del territorio se affetto da condizioni di pericolosità. Quindi si configurano questi due piani, che hanno uno una funzione di individuare opere, uno una funzione di individuare comportamenti. Senza dubbio, nell'ambito di questo, delle funzioni di entrambi, no, la logica è quella di, a fronte delle condizioni di pericolosità manifesta, è quella di individuare le opere di mitigazione che le devono supportare. Quindi chiaramente ci troviamo in questa situazione. La discussione del PAI è stata una discussione molto articolata. Perché? Perché contemplava sia territori del Veneto che del Friuli, perché evidentemente il PAI era applicato dal Brenta Bacchiglione all'Isonzo, e quindi nell'ambito della discussione, che è durata parecchio ed è stata molto travagliata, alla fine è stato estratto come pilota il bacino del Livenza, ed è il motivo per cui è stato fatto il primo PAI, è stato fatto proprio quello del Livenza, e quindi ha avuto una serie di
normative, una serie di accorgimenti che sono stati i primi. Quelli che sono venuti dopo, quindi il tagliamento, il risolto, il brentabacchiglione e il piave, nel frattempo, sulla base dell'esperienza maturata sul bacino dell'Ivenza, avevano assunto degli elementi normativi leggermente differenti. Perché vi dico questo? Perché si ricollega agli ultimi elementi e gli esiti che hanno portato poi alla cosiddetta variante FAI. C'è stata quindi necessità poi di coordinare tutti questi piani, perché evidentemente altrimenti le normative potevano avere dei punti di dislessia, no? Degli elementi non coordinati. Ed è il motivo per il quale poi è stata fatta la variante al PAI dell'Ivenza, per coordinarlo dal punto di vista normativo in particolare con l'assetto normativo che gli altri 4 bacini nazionali avevano in Alto Adriatico. In questa occasione poi è stato il piano di sicurezza idraulica è stato recepito interamente al PAI. Quindi nel PAI adesso attualmente tutti gli strumenti sono, c'è stata una convergenza unica, quindi questo diventa l'unico strumento di riferimento, perché diventava anche difficile saltare di qua e di là, e diventava difficile anche per chi doveva seguire un po' questo tipo di indicazioni, riuscire a orientarsi in questo tipo di pianificazione a scala di bacino. Quindi, riassumendo, abbiamo il piano di sicurezza che nasce per primo, il primo PAI dell'Ivenza, successivamente il PAI viene variato, anzi in particolare nell'ambito normativo, per coordinarlo con gli altri piani che nel frattempo si erano in qualche modo evoluti, e ci troviamo alla situazione attuale. Quindi che cosa succede? Che nel fare questo, nel frattempo avevamo studiato anche un po' di più, avevamo qualche strumento un po' più evoluto, i cosiddetti tanto amati modelli, che ci avevano dato delle indicazioni di possibili condizioni di pericolosità sul territorio, che quindi bisognava in qualche modo recepire, nel senso di segnalare, e che avevano anche però bisogno dell'istituto della pubblicità. Quindi sono state istituite le cosiddette aree di attenzione, cioè aree per le quali noi avevamo una condizione, una conoscenza, ma non avevamo ancora dato il nome e il cognome, cioè non avevamo ancora assegnato la classe di pericolosità, e che quindi necessitavano di essere maturate nella loro condizione di valutazione della pericolosità per poi definirle in via definitiva. Questo compito viene assegnato sostanzialmente in particolare alle amministrazioni regionali che si collegano con la regione, e che appunto l'articolato dice: tu amministrazione, nel momento in cui vai a riprendere il tuo piano regolatore, tieni conto che ci sono queste aree di attenzione, valuta questa area di attenzione, ne farai una valutazione con la regione, e poi alla fine vedremo di consolidare se siamo d'accordo o meno, evidentemente, perché sono valutazioni di natura tecnica, marcando dei riflessi molto complessi, il tutto per andare a mettere nome e cognome a queste aree di attenzione. Quindi il profilo dal punto di vista della pianificazione di bacino è questo: c'è un piano di sicurezza idraulica tuttora vigente, qualcuno si è dimenticato, è vigente, vivo e DPCM, quindi a tutti gli effetti ha la capacità di strumento di legge. C'è il piano di assetto idrogeologico con questa sua variante, che lo ha riallineato dal punto di vista normativo agli altri 5 bacini, cioè agli altri 4 bacini nazionali, che appunto sono Bisonzo, Piave, il Tagliamento e il Brentabacchiglione, e nell'ambito di questa attività c'è l'inserimento di queste aree di attenzione che arrivano da nozioni, da conoscenze nuove che quindi vanno tenute e aggiornate, e le attività conseguenti che evidentemente le amministrazioni, in questo caso, visto che siamo a Pordenone, parliamo di Pordenone, e quindi il comune di Pordenone doveva o deve, nell'ambito di quei suoi strumenti urbanistici, tener conto di tutto questo, e se ci mette le mani al suo piano regolatore deve fare una proposta di classificazione di queste aree di attenzione, per dare a loro una proposta, un nome e un cognome, che poi attraverso il filtro della regione, cioè l'organismo regionale, poi passa in autorità di bacino, viene consolidata con un decreto, e quindi diventa a tutti gli effetti si consolida nel PAI in questo suo strumento.
tenete conto che, lo dico perché molto spesso ne nasce una condizione c'è un falso ideologico, nel senso che nel PAI c'è comunque un articolo che dice che se tu hai una conoscenza, un elemento conoscitivo tecnicamente consolidato e tecnicamente diciamo, in grado di dimostrare che quella perimetrazione sia in termini di classificazione sia in termini proprio di areale è errata, se tu mi dimostri che questo diciamo, ha una sua valenza tecnica, si cambia nel giro di poco attraverso una discussione tecnica, solo tecnica, e che si consolida con un decreto di recepimento che riassetta la tavola, che è lo strumento diciamo, di lettura di questo piano, che evidentemente si porta dietro una serie di riflessi sul territorio non indifferenti, perché i vincoli che si porta dietro sono dei vincoli che vanno a inserirsi nell'ambito di quel che è l'edificabilità del territorio e quindi evidentemente si riflette sull'utilizzazione del territorio in modo non differente. Tra queste cose una molto significativa sono le cosiddette aree fluviali, quelle aree nelle quali non si può fare nulla. Le aree fluviali vanno lasciate tranquille, dove c'è stata un'edificazione pregressa sicuramente si potrà dare diciamo, tutta gli elementi perché chi è evidentemente dentro si possa difendere, si possa mantenere la sua proprietà, però evidentemente qualsiasi evoluzione in termini edificatori in quella che è stata definita area fluviale, cioè un'area nella quale è riconosciuto che il corso d'acqua possa fare o dovrebbe fare così il suo mestiere, evidentemente induce una condizione molto restrittiva di quel che è il possibile sviluppo diciamo, dell'edificazione in generale, anzi in particolare. E siamo quindi alla legge 365, siamo quindi con gli effetti di Soverato, no? Quando ci sono stati tutti questi problemi. Nel frattempo la Comunità Europea, con la direttiva 2760, la cosiddetta direttiva alluvioni, in sostanza dice tu Stato membro entro il 22 dicembre 2015, quindi quello che sta arrivando, devi predisporre il cosiddetto piano di gestione delle alluvioni. Quindi questo piano di gestione di alluvioni deve essere predisposto con degli step, avendo diciamo, cura predisporre dei documenti con delle scadenze che sono state univocamente determinate. Quindi dicembre 2013 sono state pubblicate le carte della cosiddetta allagabilità e del rischio in osservanza quindi alla scadenza che la direttiva 2760 aveva imposto. Dicembre 2015, cioè quello che sta arrivando, verrà consolidato il piano che in termini di progetto, cioè di idea, è stato pubblicato il 22 dicembre 2014. Quindi adesso avete visto anche voi che ci sono stati degli incontri, abbiamo predisposto dei cosiddetti laboratori anche noi perché i portatori di interesse diano proprio contributo all'impostazione di questo documento. Vorrei approfittare per chiarire l'architettura di questo documento perché molto spesso viene confusa, poi la prima domanda che verrà fatta me la faccio da solo perché non la immagino, e questo piano ha due anime, la prima è l'anima della pianificazione, cioè quello che abbiamo fino adesso in qualche modo già descritto, no? Quindi la pianificazione intesa come individuare il comportamento, individuare che cosa puoi fare o che puoi fare in funzione della condizione di rischio e di pericolosità. La seconda anima è quella della protezione civile, cioè tutte le azioni, c'è qui Fabio, no, Di Bernardo, tutte le azioni che nell'ambito della gestione di un evento parossistico, Pordenone credo, no? Abbia avuto più di qualche esperienza che va memorizzata. Nell'ambito di questo momento l'Europa dice tu mi devi dare un quadro coordinato di cosa fare, da quando pensi a quando agisci, a 360 gradi diciamo, l'indicazione di questo tipo di comportamento e quindi induce questo modo diciamo, di lavorare coordinato e chiede quindi
in particolare di lavorare su di tutte delle tre variabili che vanno a qualificare il rischio, in particolare dice non dimenticarti di lavorare sull'esposizione e sulla vulnerabilità, perché non si fanno, non c'è soltanto il modo di fare opere, ma c'è un termine poi proprio, non pretendetemi, devi anche sapere come si scappa e sapere anche come ci si difende. Quindi questa è la logica nella quale, se leggete le best practice, trovate questo tipo, diciamo, di indicazioni nell'ambito di quel che è l'interpretazione che viene data a scala europea su questo tipo di, diciamo, di piano che sta per maturare. Sta per maturare perché attualmente a scala di progetto, quindi dicembre 2015 diventerà piano. Se avete adesso delle cose di suggerimento, delle indicazioni, questo è un momento buono per evidentemente agire nell'ambito di quel che sono questo progetto che è pubblicato e che potete tranquillamente valutare e darci delle indicazioni in qualsiasi momento, basta fare una mail. Detto questo, la domanda che mi farete è: che differenza c'è tra il PAI e il piano delle alluvioni? Ecco, questa è una domanda che viene sistematicamente rappresentata. Allora, la risposta è una risposta molto articolata, ne ho sentito un po' di tutti i colori, perché da questo punto di vista la lettura non è semplice. Tenete conto che il piano, il PAI, fa una fotografia, cioè erroneamente, noi fotografiamo una situazione che invece per l'istituto è dinamica, no? Cioè noi fotografiamo una condizione del territorio che ogni 5 minuti può cambiare, quindi noi diciamo il palliativo a questo è l'articolo 6 che dice guarda che si è modificato qualcosa, me lo dimostri a numeri e noi andiamo a rivedere quel che è la condizione, diciamo, la... però è una fotografia, no? Questo piano delle alluvioni lavora con degli scenari che sono funzionali anche alla gestione che può avere poi un piano di questo tipo, che deve avere questo arco ampio che va dalla pianificazione alla gestione dell'evento. Quindi farne una lettura perfettamente, diciamo, sovrapposta è un po', forse non è la cosa più corretta. E quindi troverete proprio nelle misure di piano, la prima misura che è codificata, perché obbligatoriamente l'Europa chiede che siano tutte codificate, è la M21, nel quale troverete che questo processo di, diciamo, di merge, no, di situazione che viene ricondotta a una coerenza complessiva, è una misura che andrà in progress e verrà maturata nell'arco di un paio d'anni, proprio perché, no, va a modificare radicalmente quello che possono essere anche valutazioni sull'assetto del territorio. Quindi questi due piani per ora rimarranno, uno è di DPCM, quindi a tutti gli effetti ha una cogenza di legge. In questo momento tutte le carte che abbiamo pubblicate sono meramente delle carte che possono essere valutate, che possono essere utilizzate per valutazioni, ma non hanno ancora nessuna forza, perché il piano vero e proprio sarà quello del 22 dicembre 2015 e dovrà anche essere valutato a tutti gli effetti qual è la cogenza poi che potrà o dovrà avere questo tipo di piano. Due giorni fa ero alla presenza del Consiglio dei Ministri e proprio si discuteva su questo tipo, diciamo, di evoluzione che potrà assumere questo tipo, diciamo, di pianificazione a scala europea, e quindi sta maturando rapidamente anche nell'ambito di quelle che sono le attività di Italia Sicura, che sapete che, no, stanno producendo a livello di governo, e quindi tutte queste attività dovrebbero convergere progressivamente in un unico strumento. Questo è un po' il quadro della situazione, e quindi come è collocato il piano regolatore di in questo caso di Pordenone, è proprio collocato nell'ambito di queste che sono diciamo azioni che l'amministrazione comunale ha ritenuto di assumere e che devono tener conto del fatto che esiste un PAI, c'è un piano di assetto idrogeologico che ha dato delle indicazioni, ci sono delle aree di attenzione che vanno in qualche modo classificate, c'è una proposta di classificazione, e quindi si consolida poi una situazione nella quale l'amministrazione comunale va a produrre le sue proposte di utilizzazione del territorio tenendo conto di questi
strumenti di pianificazione. Io credo di avervi detto tutto, no? Non credo siano altre cose. Se avete qualche altra domanda.